bentornati sul mio canale. Oggi parleremo dei prodotti promossi e bocciati del mese di maggio. Scusate per questa luce divina, ma sono in sala come al solito. Ultimamente mi sono presa bene a registrare qui. Sono davanti alla vetrata, ma c'è un bruttissimo tempo, pessimo. Infatti oggi sono un po' girata male perché quando è nuvolo e caldo mi parte il porco. Oggi cominciamo a parlare appunto dei promossi e bocciati, ragazzi. Questo mese, cioè, mi sono capitata delle ciofeche che, mamma mia, si vede che è stato il mio mese. Partirei subito, se mi vedete un po' bianca, sbattute, perché sul viso non sono assolutamente truccata. Stamattina sono uscita a fare delle commissioni, ho messo un po' di mascara, un po' di matita, infatti si vede che non abbiamo messo il correttore, ma in qualche video vi ho già spiegato che ho un po' di occhiaie perché dormo male. Quando arriva la bella stagione io comincio a dormire male, non so cosa mi manca, il magnesio, l'acqua santa, l'acqua di Lourdes, ma io dormo male, quindi prendetemi così che sembro stanca e sfatta. Partiamo subito dal corpo. Non vi mostrerò in questo video gli scrub perché ho tirato fuori gli scrub di Organic Shop che avete visto e rivisto in tutte le salse, in tutti i mari, in tutti i monti, quindi vi mostro solo le creme corpo che sto utilizzando. La stessa cosa vale anche per gli oli. Ho messo in uso gli oli che vi ho già fatto vedere negli altri video precedenti, quindi non mi va di ripetermi. Allora, il primo prodotto top è il burro corpo al melagrano bio e bacche di goji di Sien Nature, certificato Natroom. Questi sono 200 ml di prodotto, è una cremina corpo che mi sta piacendo tantissimo. Come potete vedere ha una texture molto molto ricca, ma è molto simile ai burri di Alverde, se avete presente quali sono. Sono ricche di consistenza, ma allo stesso tempo si spalmano molto facilmente sul corpo, fanno pochissima shea bianca e si assorbono subito. Questo, quando va ad assorbirsi, rimane molto asciutto, quindi non vi lascia quella patina unta sul corpo, vi permette di rivestirvi subito e lascia la pelle effettivamente idratata e nutrita per tutto il giorno. A me sta piacendo tantissimo, costa poco, ha un buonissimo inci, ha una profumazione leggermente acidina ma molto molto delicata, quindi anche se non vi piacciono questi tipi di profumazione, comunque è molto discreta, super super promossa. È la prima volta che provo questo prodotto. Un prodotto ni invece è il burro corpo alle mandorle dolci per pelli normali e secche di Bottega Verde. Questo è l'ultimo burrino che mi è rimasto da provare, è la mia crema del weekend. Come potete vedere sono praticamente quasi alla metà. Mi piace tantissimo il profumo, ha una buonissima profumazione di mandorla candita quasi. Non è stucchevole perché non è troppo forte, ma comunque si sente. Purtroppo per me sul corpo questo profumo non rimane. Quando trovo una profumazione che mi piace, quando ho voglia di profumarmi il corpo, purtroppo questa però non profuma. Ha una texture un po' più diversa rispetto a quella della Sien Nature, ha una texture quasi spumosa, leggera, una crema corpo quasi mousse che quando la vado a spalmare sul corpo fa tantissima shea bianca e quando va a rottura risulta particolarmente asciutta. Quindi cosa significa? Che non è molto scorrevole come quelli che hanno una rottura d'acqua e non è particolarmente fondente come quelli che quando vanno a rottura a olio, quindi è una crema che sta un po' in mezzo, che si fa fatica ad assorbire e una volta che si assorbe lascia la pelle anche questa particolarmente asciutta, però non la trovo idratante e nutriente per essere chiamata burro corpo. Purtroppo questo è un prodotto che mi ha deluso, mi aspettavo tanto. Ho amato quella al karité che è stata veramente buonissima, questa è veramente molto molto blanda come crema corpo. La potrei consigliare a una pelle poco esigente sia per quanto riguarda l'idratazione sia per quanto riguarda il nutrimento, ecco. E magari vi consiglierei anche di andare su creme corpo un po' più low cost, perché questa crema a prezzo pieno costa veramente tanto, peccato. Vabbè, una crema super super top è questo body butter di Ava & May, alla profumazione Bahamas. Questo penso che sia un'azienda che produce le stesse cose che produce Low Body, non so perché, non mi sono informata, forse sto dicendo una cavolata, però il pack mi richiama tantissimo Low Body perché comunque avrà il doppio fondo e la profumazione è uguale identica alle creme che sto utilizzando per il viso. Vi dico che è una crema buonissima che io sto amando veramente alla follia. Sono 200 ml di prodotto, questa è la texture. Come potete vedere è una texture leggera, spumosa come quella di Bottega Verde, ma a differenza della crema di Bottega Verde, questa
Sì, quando va a rottura ha una via di mezzo tra olio e acqua, ragazze, si assorbe subito, si lascia massaggiare però non fa particolarmente sce bianca, si assorbe in maniera molto molto veloce, lascia la pelle nutrita, morbida, setosa, quasi rimpolpata, ha un potere idratante fantastico e in più vi lascia un bel film, un ticcio sul corpo, quindi se non vi piace questa particolarità in una crema non vi consiglio di prendere, ma ha una profumazione pazzesca. Di doposole, non so perché, ma è buonissima, veramente mi fa impazzire questa profumazione. La sto centellinando, altrimenti la finirei in una settimana. Non so quanto costa questa crema perché l'avevo preso tipo a 40% insieme al bagnoschiuma e la body lotion. Questa mi piace un sacco. Non ha la stessa texture di un burro corpo come noi possiamo immaginare, quella densa che si scioglie tra le dita con il calore della pelle, però questa per esempio lascia un bel film, un ticcio, quindi continua a lavorare restando a contatto con la pelle e in più ha un buonissimo potere idratante e nutriente. Con 40, 50, 60% la ricomprerei sicuramente perché è una crema veramente veramente molto valida. Capelli ragazze, allora partiamo subito dallo shampoo che sto utilizzando in questo periodo e sto testando, che è un top, è lo shampoo per capelli lunghi di Hair Bust. È uno shampoo che mi è stato mandato dall'azienda, che ringrazio tantissimo. All'interno contiene l'olio di cocco, l'olio di avocado per tutti i tipi di capelli. È uno shampoo indicato per tutti i tipi di capelli. Mi piace moltissimo perché ha una texture lattiginosa quasi perlata. Basta poco prodotto e fa tantissima, tantissima schiuma. Non va assolutamente ad aggredire il cuoio capelluto. Lo lava bellissimo, estremamente, cioè lo lava benissimo ed estremamente delicato. Quando sciacquo molto bene i capelli, li sento puliti, ma non li sento eccessivamente sgrassati. Questo significa che è andato a togliere solo lo sporco e non è andato a togliere anche la parte protettiva del capello, cioè il sebo buono. Mi lascia i capelli puliti tra un lavaggio e l'altro tranquillamente, non me li va a seccare particolarmente, cioè non mi va particolarmente a seccare la cute, però le lunghezze, ragazze, insomma, perché chi ha i capelli lunghi purtroppo non esiste un prodotto miracoloso che vi possa dare un nutrimento, un'idratazione anche sulle lunghezze, soprattutto uno shampoo. Chi ha i capelli lunghi come i miei, che sono quasi fino al sedere, purtroppo è una fibra morta e più si allungano, più la parte più lunga, più esterna, diventa più soppa, bisogna andare dal parrucchiere. Quindi lo shampoo mi è piaciuto moltissimo e potrei anche ricomprarlo perché mi è piaciuto proprio come si comporta sulla cute. Sapete che sono molto delicata per quanto riguarda il cuoio capelluto e uso anche gli shampoo specifici quando ho i miei momenti particolari, quindi non mi faccio problemi a dirvi se uno shampoo è aggressivo o no. Questo non lo trovo assolutamente aggressivo, lo trovo uno shampoo neutro perché non idrata e non sgrassa eccessivamente, quindi per forza di cose è adatto per tutti i tipi di capelli. La stessa cosa non posso dire purtroppo del balsamo. Questo è un balsamo all'avocado e l'olio di cocco per tutti i tipi di capelli, per capelli lunghi e forti. È un balsamo che purtroppo non mi sta piacendo perché sostanzialmente, in poche parole, sciure sciure non districa e il balsamo deve districare i capelli. Purtroppo io sono già a metà confezione e ve l'ho fatto vedere anche recentemente. Ma ne utilizzo tanto perché purtroppo è un balsamo che non districa. Anche io ho questa accortezza di andare a pettinare i capelli prima di lavarli, i capelli asciutti, in modo tale che non si ingrovigliano dopo lo shampoo. Ma i miei capelli, essendo normali, tanti e di texture intermedia, quindi non sono né fini né grossi, si annodano tantissimo. Quindi a me serve veramente un balsamo che li vada proprio a districare. Purtroppo questo io non riesco. Se utilizzo poco prodotto, praticamente il mio capello lo assorbe e sparisce. Se utilizzo tanto prodotto, va a districare con molta fatica e con una posa più di 2 minuti. Però capite bene che se devo applicare mezzo barattolo per ogni lavaggio mi durerebbe veramente poco, quindi per i capelli lunghi penserei a un balsamo che si concentri di più proprio sull'aspetto districante piuttosto che idratante e nutriente. C'è di buono che non appesantisce assolutamente i capelli. Un altro prodotto, ahimè, bocciato che non mi piace è il Wonder Water di Elvive L'Oreal. Questo è un balsamo istantaneo lamellare, trasformazione immediata, di istantaneamente più lisci e districati senza silicone, non appesantisce. Sono 200 ml di prodotto, io sono arrivata qui, l'ho utilizzato 2 volte, ma ragazzi, vi posso già dire che non mi piace. Allora, la prima volta che l'ho utilizzato,
l'ho utilizzato senza balsamo, cioè perché questo è il balsamo, e senza maschera dopo, per vedere effettivamente come funziona questo prodotto. Sicuramente è estremamente comodo, perché voi lo applicate, lo lasciate in posa, sentite leggermente un calore sui capelli se lo andate a massaggiare, perché effettivamente c'è una reazione chimica che vi va a disciplinare e ad appesantire tra virgolette i capelli, rendendolo proprio liscio. Se avete i capelli ricci non è che è un trattamento alla cheratina che ve li liscia, no, assolutamente, però è molto disciplinante. Lascia i capelli morbidissimi e profumatissimi. Quando li ho sciacquati ho detto mamma mia, sto prodotto lo ricomprerò a vita, perché è super super ammorbidente, lascia i capelli profumosi, top. Peccato che il giorno dopo avevo i capelli secchi, stoppa, cioè erano crespissime, tutte le punte aperte, pur prendendo tutte le accortezze nell'asciugarle, avevo i capelli che veramente da qua in giù dove l'ho applicato erano secchissimi, sfibrati e super super crespi. Allora ho detto forse, non essendo comunque un balsamo che idrata, perché non idrata, vado ad utilizzare una maschera dopo. Il problema qual è? Questo trattamento, questo balsamo vi crea una guaina sui capelli, quindi la maschera dopo non riesce assolutamente ad agire. Cioè avevo fatto proprio una maschera in pacco da tenere in posa anche 10-15 minuti per andarla a reidratare. Quando l'ho sciacquato, ragazzi, il giorno dopo ho avuto lo stesso identico effetto di quando ho utilizzato questo balsamo senza la maschera. Purtroppo questo prodotto non fa penetrare gli altri prodotti dopo. Secondo me l'unico modo per utilizzarlo è prima farsi la maschera per i capelli post shampoo, e dopo utilizzare questo balsamo come un prodotto, come un trattamento che vada proprio a chiudere, a sigillare tutto. Comunque non mi piace il fatto che mi sfibra i capelli, me li fa imbruttire piuttosto che abbellire. È vero che quando li ho asciugati subito erano bellissimi, luminosi, perfetti, il giorno dopo ragazze no, e io non posso andare in giro con i capelli e le punte tutte aperte, perché avendo il capello lungo deve essere anche curato e bello da vedere, altrimenti li tengo legati, mi taglio, mi rappo a zero e buona. Quindi è un prodotto che io non riacquisterei. È vero che è un prodotto che non appesantisce assolutamente, però su di me è un no. Un prodotto top invece è questo trattamento per cute e lunghezze del marchio Rated Green alla banana e olio di avocado. È un prodotto che all'interno contiene anche tanti altri attivi come l'olio di cocco, l'olio di lavanda, l'olio di oliva, l'olio di soia. È un prodotto che va applicato sulla cute e sulle lunghezze dopo lo shampoo, da tenere in posa 15 minuti e poi sciacquare. È un prodotto che mi piace da fare una volta alla settimana come trattamento urto, perché effettivamente è un prodotto che dà una buona idratazione e va quasi a lenire il cuoio capelluto senza andarlo ad appesantire, e va a ristrutturare e quasi a riempire i capelli e le lunghezze. Infatti li sento più più riempite, quasi più corposi i capelli, ecco, soprattutto le lunghezze. Si sciacqua molto facilmente, pur essendo così corposo, all'interno contiene dei tensioattivi che permettono il risciacquo più facile, perché effettivamente si risciacqua molto bene, non lascia nessun residuo, i capelli rimangono morbidissimi. Il contro di questo prodotto è che, essendo comunque prodotto in crema, tende ad appesantire i capelli pur sciacquandosi molto bene. Quindi sì, è un bel trattamento nutriente come impacco, come tutto se avete bisogno, però non vi lascia i capelli puliti tra un lavaggio e l'altro. Se senza di lui con lo stesso shampoo potete anche temporeggiare, con questo dovete lavarli quando bisogna lavarli. Questa è la sua pecca, però facendolo ogni tanto è un ottimo ottimo prodotto. Io lo utilizzo a volte anche solo sulle lunghezze, quando voglio un balsamo, che questo sembra quasi una maschera, molto più nutriente, molto più ricco, tra l'altro districa benissimo. Purtroppo non so dove si possa trovare, ma è un prodotto che mi piace veramente veramente tanto. Poi passiamo, ragazze, al viso. Due detergenti super super promossi, tutti e due coreani, perché sto utilizzando anche quello della Roche-Posay che vi ho fatto vedere nei colpi di fulmine. Allora, il primo prodotto promosso è questo detergente pH 5.5 alla Zulene di Surmedic. Questo prodotto lo potete trovare su YesStyle,
Vi lascerò giù il link, ricordatevi che tutti i link di Estation affiliati. Mi piace moltissimo perché all'interno contiene ceramidi, azzolene, che sono ingredienti molto indicati per una pelle sensibile, quindi è un gel detergente molto molto delicato, molto rinfrescante, con i tensioattivi molto molto delicati, fa addirittura poca poca schiuma, ma allo stesso tempo deterge molto bene, quindi vi permette di fare la doppia detersione tranquillamente, e in più lascia la pelle rinfrescata, morbida, pulita e soprattutto lenita. È stra delicato, come paragone vi posso dire che è uguale identico a un detergente delicato da farmacia in gel. Ecco, super indicato per una pelle delicata che non tollera i prodotti troppo schiumogeni ma ha bisogno di detergere il viso. Non ha profumazione, lo trovo anche un detergente lenitivo. L'ho utilizzato quando la mia pelle era particolarmente sensibile e devo dire che mi è piaciuto moltissimo. Un altro prodotto sempre coreano è questo, di questo marchio qui, che io non so neanche pronunciare. Questa invece è una mousse lenitiva in tubetto, in realtà si presenta come una crema, poi voi ci mettete nel palmo della mano un po' di acqua e si genera una mousse. Questo è un prodotto un po' più pulente rispetto al gel che vi ho mostrato prima, solo che anche questo è estremamente delicato e lenitivo, quindi fa un po' più schiuma, va a detergere un pochino più in profondità, magari come un detergente serale, però non va assolutamente ad aggredire la pelle, la lascia in uno stato di comfort, lascia la pelle morbida, lenita, super super radiosa, mi piace tantissimo. È un prodotto che all'interno contiene tutti gli ingredienti lenitivi, non contiene addirittura il sapone, quindi magari un tensioattivo un po' più aggressivo che vi possa andare a irritare la pelle, ma allo stesso tempo ha comunque un ottimo effetto pulente se volete fare per esempio la doppia detersione o dovete togliere del fondotinta. Ovviamente non utilizzatelo sugli occhi perché brucia assai. Poi un prodotto bocciato purtroppo è questo prodotto agghiacciante, ragazza, agghiacciante, lo smaltirò sul corpo, ve lo dico subito. Delle Driadi, questo è un detergente 3 in 1, quindi detergente, maschera e scrub all'argilla rosa, estratto di pompelmo biologico, mentolo e microsfere di bambù, leviga, purifica la pelle, indicato per una pelle, anche qua poverino c'ha ragione, mista e grassa, io ho una pelle secca normale, quindi già qua testa bacata. 150 ml di prodotto, lo potete trovare da Tigotà. Allora, come detergente non mi piace particolarmente, anche se mi piacciono i detergenti in argilla. Questo a snasarlo ha una profumazione veramente spettacolare, molto molto fresca, sa di pompelmo, molto energizzante, ha questa texture liquida di questo colore che richiama un po' il pompelmo e argilla rosa. Devo dire che deterge bene, l'unica cosa è che ha i granuli troppo troppo aggressivi per essere utilizzato come un detergente quotidiano tutti i giorni, perché secondo me i granuli che ci sono all'interno sono da scrub, quindi il detergente l'ho scartato. Come scrub non mi sta piacendo perché lo trovo troppo troppo aggressivo, ha all'interno queste microsfere di bambù che invece di sfogliare graffiano la pelle proprio la sento stressata, la sento arrossata, la sento molto molto più sensibilizzata, quindi per me i granuli in questo prodotto sono troppo troppo aggressivi. Maschera assolutamente bocciata, perché ragazzi questo prodotto brucia, brucia come il diavolo. All'interno contiene al secondo o al terzo posto l'alcol denaturato, al terzo posto l'alcol denaturato, ragazze, insieme alla menta è la morte sua, è altamente sensibilizzante, altamente aggressivo, vi brucia gli occhi, non riuscite a tenerlo in posa perché questo alcol quando evapora vi fa lacrimare gli occhi, brucia la pelle. Quando l'ho tolta avevo la pelle viola, viola, forse la menta dovrebbe dare questo effetto rinfrescante, invece non rinfresca assolutamente un tubo, ma va proprio a sensibilizzare ed aggredire la pelle, vi dà proprio la sensazione di bruciore, quindi questo prodotto assolutamente bocciato. Non so, magari per una pelle misto grassa, magari sono abituati a scartavetrare di più la pelle e hanno bisogno di prodotti più aggressivi, ma personalmente questo prodotto non lo consiglio a nessuno, neanche a una pelle grassa, lo smaltirò sul corpo.
Poi passiamo alle nostre gioie, ai tonici. Sto provando due tonici che mi stanno piacendo veramente tanto. Il primo è il bidone di Frudia. Questo è un tonico al miele e al mirtillo illuminante. Perché dico bidone? Perché ha un formato molto molto generoso. Adesso non riesco a vedere quanto è, ma secondo me sono 400 ml di prodotto. È un tonico che all'interno contiene anche altre acque, diciamo anche l'acqua di melagrano, l'acqua di pomodoro, l'acqua di mango, l'estratto di albicocca, l'estratto di uva. È un tonico che mi sta piacendo tantissimo, non ha profumazione perché non saprei neanche uno che profumazione potrebbe dare a questo pool di ingredienti. All'interno contiene anche il miele e mi piace tantissimo. Mi piace perché è un tonico che ne basta poco prodotto e funziona benissimo. È un tonico che sulla mia pelle non è idratante, ma lo trovo leggermente purificante, molto molto energizzante e illuminante. Col costante utilizzo proprio l'aspetto illuminante lo vedete. Poi grazie al miele all'interno svolge anche un'azione antibatterica e antisettica. È un prodotto che io mi sento di consigliare a tutti tipi di pelle, perché effettivamente non va a lavorare sull'idratazione ma va a lavorare sulla tonicità, sulla luminosità della pelle e va anche a sebo regolarizzare, se vogliamo chiamarlo così, grazie ai mix di estrattine che ha all'interno. Anche per esempio l'estratto di pomodoro va a illuminare tantissimo la pelle, l'estratto di uva è un potentissimo antiossidante, l'estratto di arancia comunque va a illuminare tantissimo perché è ricco di vitamina C. Lo trovo un tonico molto molto completo e per il suo formato gigante devo dire che il prezzo ci sta, lo ricomprerei sicuramente perché lo trovo quasi completo. È vero che non mi va a idratare, però posso compensare l'idratazione con altri prodotti, quindi stra consigliato per tutti i tipi di pelle. Il tonico che mi piace utilizzare invece alla mattina è la lozione idratante tonica di Fraise Du Monde. Questo è il marchio che produce l'acqua di repole a base di oligosaccaridi di alga rossa marina e acido ialuronico. Cioè è un pool perfetto perché io amo sia le alghe che acido ialuronico. È un tonico abbastanza costoso, io l'ho preso in offerta qualche tempo fa da Tigotà, adesso oddio è tutto nero raga. L'unica pecca di questo prodotto è che profuma tantissimo purtroppo, fortunatamente non mi dà fastidio a questa apertura, ha anche il tappino all'interno, fortunatamente non mi dà fastidio, però se siete intolleranti ai profumi questo profuma. Mi piace moltissimo perché è un tonico altamente tonificante, compattante, idratante e rimpolpante. Mi piace veramente tanto utilizzarlo al mattino perché mi dà una sorta di sveglia. Lo applico e sento la sensazione di risveglio e di freschezza sulla pelle, veramente ottimo. Non è così tanto idratante da associarlo magari a una essence o a un tonico coreano, però devo dire che ha una buonissima idratazione sulla pelle, vi va proprio a rinfrescare, rivitalizzare la pelle, risvegliare, tonifica alla meraviglia, sentite proprio la pelle tonificata, cioè un tonico che tonifica, veramente un prodotto stupendo. Non è eccessivamente idratante, quindi potrei consigliarlo anche per una pelle misto grassa, perché anche questo, oltre ad essere leggermente idratante e rimineralizzante, anche questo secondo me svolge un'azione sebo regolatrice. Ottimo, sono rimasta veramente sorpresa perché avevo utilizzato la versione bio l'anno scorso allo stelo di orzo e non mi era piaciuta assolutamente. Poi creme viso, ragazze, qua due creme viso en passant perché non posso dirvi che sono bocciate, ma non posso dirvi neanche che sono promosse. Li trovo leggermente identiche, ma fortunatamente per questa stagione che la crema invernale è troppa e la crema estiva è troppo poca, questi sono perfetti, ma c'è anche un ma. Sto parlando del duo di Hello Body. Sapete che qualche tempo fa avevo acquistato Hello Body Coco Soft Detox Night Face Lotion e Detox Daily Face Cream. Questi sono prodotti che all'interno contengono fanghi naturali, l'olio di jojoba, l'olio di cocco, acido ialuronico, niacinamide, quindi sono dei prodotti che hanno sostanzialmente anche un buon inci. La crema notte all'interno contiene la niacinamide ed è anche arricchita con l'olio di avocado, e la crema giorno all'interno ha sempre l'olio di cocco, l'olio di mandorle dolci,
e acido ialuronico. Allora, io li trovo sostanzialmente molto molto simili, perché la crema giorno ovviamente ha una texture leggermente più fluida, molto molto leggera, che si stende facilmente, si assorbe in un nanosecondo, come potete vedere già non c'è. È una crema che è indicata per pelli normali e miste. Però su di me, ragazze, è un ni, nel senso che è una crema che se ne applico poco, perché questa crema va applicata poca, altrimenti comincia a sfarinare sul viso, ma subito. Se applico poco prodotto per non far sfarinare la crema, per me, per le mie esigenze, è troppo poco. Se la vado a stratificare, comincia a sfarinare alla grande, quindi per me va bene che la utilizzo al mattino poca, anche se per me è poca, scusate il giro di parole, ma poi applico una protezione solare un po' più idratante e riesco a bilanciare la cosa. Se avete una pelle estremamente secca ma anche normale, che comunque necessita di idratazione, questa crema veramente non compratela, ci sono creme migliori. Io ce l'avevo in casa, ve ne parlo per questo. Non l'andrei a ricomprare e non andrei neanche a consigliarvi per il prezzo che ha, perché non è una crema completa. Non è eccessivamente idratante, ha una leggerissima azione idratante, lisciante e rimpolpante, non la trovo assolutamente né illuminante né detossinante né niente, praticamente quasi una crema basica con questo profumino di cocco. La Coco Soft invece mi piace un pochino di più, perché la trovo anche questa leggera, pur essendo una crema notte, ma per me ormai tutto è leggero. Anche questa si stende velocemente, solo che si sente che è un po' più ricca, un po' più fondente sulla pelle. Anche di questa ne basta poca, ma quel poco che applico mi va bene, si assorbe subito, ha un finish particolarmente asciutto, quindi non vi fa da impacco e non vi dà l'idea di una crema troppo corposa, anzi vi dà proprio l'idea di freschezza, idrata molto bene la pelle, la rimpolpa e leggermente leggermente nutre. Non mi hanno dato entrambe nessun fastidio sul viso per quanto riguarda le irritazioni o mi hanno fatto uscire imperfezione, tuttavia sono due prodotti che io non vi consiglio di acquistare, perché costano tanto per i prodotti che sono, cioè ci sono prodotti migliori, più completi, più performanti a prezzo un po' più basso. Gli ultimi due prodotti che vi mostro sono due protezioni solari. Allora, la prima protezione solare, che per me è un ni, è sempre del marchio Surmedic, allo zulene e ceramidi. Questa è una protezione solare coreana 50+++ APH 5.5. è una crema solare che non mi piace particolarmente, non perché non funzioni, secondo me funziona, perché comunque protegge molto bene, quando l'ho applicata non mi sono mai scottata, però è una protezione solare da spiaggia per una pelle molto molto secca che ha bisogno proprio di uno strato protettivo sul viso, perché è una crema molto ricca che quando si va a stendere sul viso è proprio unta, ci mette un po' ad assorbirsi e quando si assorbe comunque lascia la pelle, cioè lascia un film sulla pelle molto molto presente, cioè proprio lo sentite. Quindi se siete sotto l'ombrellone e avete una pelle particolarmente delicata o disidratata, questo è un ottimo prodotto. Infatti io la mettevo quando lavoravo al computer fuori, quando mi leggevo un bel libro, quando facevo giardinaggio, mi ha comunque protetta benissimo, però capite bene che non dovevo andare da nessuna parte, non mi dovevo truccare, non mi ponevo neanche il problema se ero lucida come una crepe. Questo però lo fa. Invece la protezione solare che mi sta dando grandissime soddisfazioni è questo fluido protettivo estremo di Uriage, è il mio solare praticamente da città tra virgolette. Questa è una protezione solare 50 per le pelli sensibili al sole, allergiche ai raggi solari, perché esiste questa patologia se andate a cercarla. È una crema solare che mi ha sorpreso molto, perché quando ho cominciato ad utilizzarla l'ho sentita subito molto corposa, era non pastosa ma quasi, perché faceva tanta scia bianca sul viso, si faceva fatica ad assorbire, però la sua particolarità è che poi una volta che si assorbe vi dà subito l'aspetto della pelle un po' più rinfrescante, un po' più fresco, quasi defaticato, e allo stesso tempo è un solare super super idratante e non pesante per niente. Quindi una volta che si assorbe vi lascia la pelle molto molto asciutta, ma comunque sentite come se aveste applicato anche una crema idratante lenitiva, perché all'interno di questa crema c'è appunto l'acqua termale di Uriage. Per questo vi dico che con la crema giorno posso applicare anche un velo, poi compenso con la protezione solare, perché è una protezione solare che ha
una buonissima quota di idratazione e soprattutto vi va a lenire la pelle se avete la pelle rossa accaldata, che si arrossa facilmente, che si irrita facilmente. Questo solare vi crea una barriera sul viso, ma allo stesso tempo vi aiuta a prevenire queste piccole magagne. Una volta che si assorbe è molto molto asciutto sul viso e potete tranquillamente andare a truccarvi e non vi dà nessun fastidio. Non mi sono mai lucidata durante la giornata, mi tiene benissimo il trucco se applico magari un make-up, un fondotinta minerale, mi tiene benissimo, non mi fa andare nelle pieghette magari il correttore eccetera eccetera, perché io leggermente l'ho picchiato qui. Ovviamente non dovete andare dentro l'occhio, altrimenti poi cominciate a lacrimare. Mi protegge benissimo, perché anche questo l'ho utilizzato quando facevo i miei lavoretti nel giardino ai cavoli. Stra consigliata, soprattutto per chi soffre di queste patologie che provoca il sole, che provocano i raggi solari, che provocano calore, perché ci sono anche tipo il melasma che si scurisce quando per esempio comincia a far caldo. Indicatissimo per una pelle sensibile, che avverte la sensazione di bruciore, pizzicore. Questo vi va a proteggere, ma allo stesso tempo vi fa anche da trattamento lenitivo e riparatore. Ragazzi, io ho terminato, spero di esservi stata utile. Non so che cosa ho in faccia, ogni volta che faccio video qua sembro, a parte gli occhiali, me li fa tutti. Spero comunque di esservi stata utile. Io vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!